Anche Rocca di Cambio, con la sua stazione sciistica di riferimento Campo Felice, ha voluto aderire al flash mob organizzato a livello nazionale dalla rivista Sciare Magazine, un modo per porre nuovamente attenzione sui problemi delle aree interne. L'iniziativa si chiama Per chi suona la montagna e le campane delle chiese e delle comunità coinvolte hanno risuonato, compresa quella di Rocca di Cambio, per mostrare una montagna unita, ma anche tutte le difficoltà che il Covid ha portato in zone che vivono di sci e attività legate al turismo invernale. A rappresentare il sindaco Gennaro Di Stefano, il consigliere comunale e maestro di sci Giuliano Franceschi. Siamo qui riuniti per sensibilizzare i problemi che insieme al Covid hanno colpito tutta la comunità della montagna, degli impianti e delle intere valli. Cerchiamo di unirci ancora di più in questo periodo, però cercando di far capire alle istituzioni che la montagna sta subendo gravi danni economici e tutto il compartimento, dai maestri di sci agli esercenti che ruotano intorno a questo compartimento, è in grave difficoltà. A Rocca di Cambio, per protesta contro la chiusura degli impianti, già si era sciato in paese. Ora la speranza è tutta riposta al 15 febbraio, la data stabilita per ripartire con lo sci per tutti, ma soltanto in zona gialla. Cercando di sperare che anche gli impianti in tutta Italia, anche qui da noi a Campo Felice, possano riaprire il 15 per consentire alle attività, agli impianti, ai maestri di sci, a tutti gli operatori del settore di ricominciare a lavorare e a poter sostentare le proprie attività. Un saluto da Rocca di Cambio e in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che difenderanno i colori della nazionale nei mondiali di Cortina.